Dopo che mi sono svegliato, il giorno dopo, insomma, ho capito un po' l'importanza di questa vittoria e tutti i festeggiamenti che si sono fatti. Impressionato perché io non ho mai vissuto una cosa del genere, quindi sicuramente me la porterò dentro di me per tanto tempo. Ce la godiamo ancora un pochino, però dobbiamo, come hai detto te, cancellarla subito perché sicuramente abbiamo fatto una grandissima impresa, perché comunque vincere con la Juve non è assolutamente facile. E quindi bisogna assolutamente cancellarla. Adesso domenica abbiamo un'altra partita difficile, quindi dobbiamo concentrarci questa settimana per affrontare il Cagliari, che è un'ottima squadra. Penso che il primo obiettivo è la salvezza, che secondo me è già un grandissimo passo. Quindi penso che, insomma, dobbiamo andare con i piedi per terra, ecco. Ma quello che posso dire è che bisogna crederci sempre, perché sennò se parti già sconfitto così è la fine, cioè non riuscirai mai a trovarti un posto in squadra né niente, quindi basta vedere anche Della Rocca sta facendo alla grande, cioè giocava pochissimo qui, è stato mandato in prestito a destra e a sinistra, quindi adesso invece quest'anno lo sta facendo alla grande. Secondo me Britos è un grande giocatore, secondo me è completo. E ho visto anche sabato ha fatto veramente bene. E io cerco di guardare anche lui, perché comunque c'è sempre da imparare, quindi ecco, ripeto, spero di continuare su questa strada per cercare di migliorare sempre. Arrivavo dal Cittadella, che comunque, sai, giocavo sempre, capitano, ero un punto di riferimento, e quindi, sai, trovarsi qui e andare in tribuna, insomma, non è facile assolutamente. Però, insomma, la voglia è tanta di mettermi in mostra e far vedere, insomma, che ci posso stare anch'io qui, e insomma penso in parte, ecco, di esserci riuscito anche.